le donne vi siate veramente tanto coraggio. Oggi io sono europarlamentare, ho fatto il sindaco a 28 anni e quando diventai sindaco alcuni uomini dissero lei è una ragazzetta, quasi per derubricare l'impegno sociale e politico delle donne. Però se oggi abbiamo tante donne impegnate ai massimi livelli è anche grazie al coraggio e alla determinazione che ci abbiamo messo senza mai farci scoraggiare da nessuno. E questo premio è un omaggio veramente al coraggio delle donne. E a me piace particolarmente, infatti, una donna, Oriana Fallaci, ma mia conterranea, io sono toscana, e Oriana Fallaci diceva: essere donna è un'avventura che non finisce mai. E sulla sua tomba ha fatto scrivere scrittore, proprio perché secondo me le battaglie per le donne non risiedono nel linguaggio, ma anche nei fatti concreti. E quel manifesto che ho fatto affiggere in Europa gli stessi diritti di tuo marito era un messaggio d'amore e di libertà a tante donne che anche oggi nel nostro paese sono oppresse, non solo tra gli occidentali, non solo tra gli italiani, ma purtroppo anche nelle comunità degli stranieri. Oggi vivono oppresse ed emarginate. E quindi era un messaggio di amore e di libertà, perché questo messaggio di amore e di libertà deve arrivare ovunque, in tutto il mondo, anche in quei paesi, purtroppo, in Iran, dove diritti fondamentali come vestirsi come vogliamo, uscire di casa, sposare chi vogliamo, non è un diritto fondamentale garantito.